Ciao a tutti amici di eximaldura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la tastiera da gaming a membrana SteelSeries Apex 350. Partiamo velocemente dalla confezione e troviamo nella parte frontale, come sempre, l'immagine illustrativa del prodotto, il modello dello stesso, mentre nella parte, nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa e tutto intorno troviamo le maggiori caratteristiche e dettagli circa, la tastiera stessa. Una volta estratta dalla confezione, troveremo all'interno un quick start guide con alcuni adesivi, due piedini in gomma con dimensioni leggermente superiori a quelli già presenti nella parte inferiore della tastiera, che potranno essere velocemente sostituiti, come abbiamo visto anche con la Apex M800. Ed infine troviamo la tastiera Apex 350. Come possiamo notare, le dimensioni sono sempre extra large, passatemi il termine. Infatti non abbiamo una tastiera di medie dimensioni, in quanto lo chassis della serie Apex è leggermente ingrandito per poter ospitare i vari tasti multimediali, funzione e tasti extra di cui si compone ogni modello. Il modello Apex 350 troviamo nella parte destra i tasti multimediali. In quella centrale superiore troviamo i tasti relativi alle macro che potremo prima creare e poi salvare in uno dei 12 tasti presenti nella parte superiore della tastiera. Il layout di digitazione è americano, troviamo sempre l'inconfondibile barra spaziatrice di forma rettangolare di dimensioni molto generose. Mentre spostandoci nel lato di sinistra troviamo ulteriori tasti che ci permetteranno di eseguire magari l'avvio di un'applicazione oppure di avviare il player audio-video o qualunque altra esecuzione noi decidessimo di applicare a uno di questi tasti. I lati della Apex 350 sono identici a quelli della M800, avremo sempre una retroilluminazione anche laterale del colore o dei colori tipo arcobaleno che potremo creare con questo modello. Infatti l'Apex 350 è dotata anch'essa di retroilluminazione RGB e di vari effetti che potremo impostare tramite il software di gestione. Sempre SteelSeries Engine 3. Nella parte posteriore troviamo un design abbastanza classico, per non dire completamente classico. Sono presenti due piedini in gomma, diciamo incollati nella parte inferiore, mentre in quella superiore troviamo i due che potranno essere rimossi. Ci basterà infatti inserire il dito, in questo caso un po', ok, ce l'abbiamo fatta, tirare verso l'alto e quindi estrarre in questo caso il piedino in gomma, quindi un'operazione davvero semplice e che richiederà pochissimi secondi. Nella parte superiore dell'Apex 350 troviamo sempre due porte USB, dove potremo collegare eventuali pendrive o un mouse. Come sempre, sconsiglio tale scelta. E quindi sarà consigliabile solo collegare una piccola pendrive per non passare dalle porte posteriori a quelle già occupate nella parte anteriore del case. Passando al cavo, troviamo sempre un cavo rivestito in treccia di tessuto e un doppio connettore USB che, come abbiamo visto anche in altri modelli e come abbiamo visto anche poco fa, ci permetterà di usufruire delle due porte pass-through USB presenti nella parte superiore della tastiera. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximaldo.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini, impressioni d'uso e tutto quello che diciamo abbiamo analizzato, eventualmente riscontrato. Un saluto a tutto lo staff.